Signora, ci sentite? C'è qualcuno? Come state? Sono le 20:57 quando, al largo dell'isola di Ischia, ad una profondità di 5 km, si sviluppa un terremoto che appare subito terribile, più per le conseguenze che per la potenza. La magnitudo, infatti, è solo 4.0, ma i danni alle abitazioni sono evidenti, soprattutto a Casa Micciola. Bastano pochi minuti per capire che ci sono morti e decine di feriti. Stanno arrivando gli elicotteri, la prefettura mi ha chiamato e ha messo a disposizione i traghetti per tutti gli ospiti. Perché poi qua il periodo è quello che è, nel senso che gli alberghi sono stracolmi, quindi come persone stiamo veramente messi male. La stagione non aiuta, proprio come accadde un anno fa col terremoto del centro Italia. Il mese di agosto porta con sé il suo carico di turisti. L'isola è quasi al completo, con 250.000 persone presenti. Mentre i soccorritori estraggono chi è rimasto intrappolato sotto le macerie, migliaia di persone si riversano al porto per fuggire da quell'inferno. Durante la notte, grazie a 3 corse appositamente organizzate dalla Capitaneria di Porto, oltre 1.000 persone lasciano Ischia, accolte a Pozzuoli dai volontari della Croce Rossa Italiana. Intanto sull'isola si continua a scavare. Vai! Ok, ci siamo, un po' più avanti.